Nel nome di Dio Padre che ci ha creati e create, che tiene noi e il mondo intero nel suo abbraccio. Nel nome del Figlio che è venuto nel mondo per camminare con noi e riavvicinarci a Dio. Nel nome dello Spirito Santo che ci colma di vita eterna, ci unisce gli uni alle altre e ci rende operatori e operatrici di pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi celebriamo insieme questo culto. Amen. Tra pochi giorni sarà il 27 gennaio, giornata della memoria, istituita per ricordare le vittime dello sterminio nazifascista degli ebrei. E oggi noi non vogliamo dimenticare, nonostante le tante preoccupazioni che attraversano la nostra vita in questo tempo, non vogliamo dimenticare, ma vogliamo al contrario fare memoria all'interno del nostro culto di oggi, riflettere sulla memoria. Vogliamo tenere la memoria attenta e vigile, perché il fare memoria non è solo un dovere civico, ma è anche un dovere di fede, un preciso comandamento biblico. Il ricordo è una componente essenziale della fede cristiana. E allora benvenuti e benvenute a questo culto. Dice il Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Davanti a questa parola ci raccogliamo in preghiera. Signore, spesso non guardiamo verso l'alto, teniamo il nostro sguardo abbassato verso i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, le nostre paure. E a dire il vero, non guardiamo verso l'alto, ma neanche intorno a noi. E così non vediamo più la bellezza che c'è intorno a noi, non vediamo il nostro prossimo, la meraviglia della tua creazione. Siamo ripiegati su noi stessi e non ci curiamo dei nostri vicini, del mondo in cui viviamo e che tu ci hai affidato. Siamo sopraffatti dai timori per il nostro futuro. Ci sentiamo soli ed è vero, non guardiamo verso l'alto. A volte invece non alziamo gli occhi perché ci sentiamo già in alto, come fossimo già arrivati, come se fossimo padroni della nostra vita, il centro di tutto, come se non avessimo bisogno di te. Ma sappiamo che è una visione fragile, irreale. Siamo soli e abbiamo paura di cadere. Tu, Signore, non ci chiedi di essere né in basso né in alto. Ci chiedi di stare nel nostro mondo, di vivere la vita che hai preparato per noi, con i suoi inciampi e i suoi voli. Ci chiami a guardare verso di te e a cercarti, come fanno i bambini con i loro genitori. Noi, figlie e figli tuoi, fratelli e sorelle di Gesù. Il Salmo 121 prosegue. Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Grazie, Signore, per questa promessa. Aiutaci a cercare il tuo sguardo, ad accoglierlo nel nostro presente, a ricordare il tuo amore per noi e per tutta l'umanità, e a stare davanti a te tutti i giorni della nostra vita. Amen. Thank you.
Leggiamo dal libro del Deuteronomio al capitolo 9, i versetti da 1 a 7. Ascolta, Israele. Oggi tu stai per passare il Giordano per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, di un popolo grande e alto di statura, dei figli degli Anachiti che tu conosci e dei quali hai sentito dire: chi mai può resistere ai figli di Anak? Sappi dunque oggi che il Signore, il tuo Dio, è colui che marcerà alla tua testa come un fuoco che divora. Egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li farai perire in un attimo, come il Signore ti ha detto. Quando il Signore, il tuo Dio, li avrà scacciati davanti a te, non dire nel tuo cuore: è per la mia giustizia che il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, poiché il Signore scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore, ma il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità, e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Non è dunque per la tua giustizia che il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, perché sei un popolo dal collo duro. Ricordati, non dimenticare come hai provocato all'ira il Signore, il tuo Dio, nel deserto. Ricordati e non dimenticare. E attenzione, non dimenticare quello che il Signore ha fatto per te, non dimenticare la retta via sulla quale il Signore ti ha posto, ti ha instradato. No, qui ci viene detto non dimenticare come hai provocato ad ira il Signore. Non è dunque per la tua giustizia che il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, perché sei un popolo dal collo duro. Popolo dal collo duro, che dice di fare memoria del passato, ma dimentica di applicarla nel suo agire quotidiano. Questo testo ci dice che la memoria può perdersi, può confondersi, e il cristiano, la cristiana non possono permettere che questo accada. Non possono permettere che la storia venga stravolta, che gli errori, le tragedie del passato vengano occultate, vengano ridimensionate o addirittura trasformate in un vanto. Non possono farlo perché questo ha conseguenze drammatiche, funeste sul presente e sul futuro. Ma non possono farlo soprattutto perché quello della memoria da conservare è un preciso comandamento biblico. Ricordati. Non dimenticare, questa ingiunzione, questo comandamento compare decine di volte in tutta la Bibbia e la radice ricordare ricorre centinaia di volte. I credenti, le credenti non possono dimenticare, non possono perdere o confondere la memoria. E questa memoria che costituisce o che dovrebbe costituire una caratteristica fondamentale del nostro essere credenti, ha alcune precise caratteristiche. Prima di tutto, l'esercizio della memoria non è un esercizio di tipo meramente intellettuale. Voglio dire che i credenti non sono semplicemente degli appassionati di storia, che coltivano la memoria per interesse, per un interesse personale. La memoria biblica è una memoria attualizzata, è una partecipazione appassionata al passato, per vivere il presente e il futuro. In ogni generazione, si legge nella Haggadah di Pesach, che è la tradizionale liturgia di Pasqua degli ebrei, in ogni generazione ognuno deve considerarsi come se egli stesso in persona fosse uscito dall'Egitto, perché il Signore stesso non ha liberato soltanto i nostri padri, ma insieme a loro anche noi. Insomma, ognuna e ognuno di noi deve considerarsi
come se lui stesso fosse uscito dall'Egitto. L'uscita dall'Egitto, la liberazione dall'oppressione e dalla schiavitù sofferta sotto il regime spietato del faraone, costituiscono il cuore della memoria di Israele. E però, e questa è la seconda caratteristica, se si coltiva la memoria delle persecuzioni passate, non è però per vittimismo, né per crogiolarsi del mito di un glorioso passato di persecuzioni e di resistenza, né per alimentare un odio ideologico, sia esso nei confronti del fascismo o degli inquisitori cattolici, ma è perché noi stessi, noi stesse, corriamo il rischio di comportarci come i nostri oppressori di un tempo. Si vede che chiaramente il ricordo non viene richiesto per suscitare sentimenti di ritorsione o di vendetta, ma al contrario, perché esso ci impedisca di cadere negli stessi errori dei nostri persecutori. E infine, la memoria degli ebrei e dei cristiani è una memoria critica e autocritica. Non è autocelebrazione, non è la creazione di una mitologia, ma al contrario, nel momento in cui Israele sta per entrare nella terra promessa, Mosè gli ricorda che non è certo per i suoi meriti che questo accadrà e gli ingiunge di ricordarsi e di non dimenticare la sua disubbidienza. Disubbidienza che significativamente ha inizio proprio con la liberazione dall'Egitto. Nel deserto Israele ha cominciato a mormorare contro Dio, ha avuto paura della libertà, perché la libertà comporta dei rischi, e ha cominciato ad avere nostalgia della schiavitù, delle pentole di carne, del pane mangiato a sazietà, come ci racconta il libro dell'Esodo. E proprio questa mormorazione degli ebrei nel deserto costituisce un esempio di memoria distorta, persa, confusa. Israele ha dimenticato le catene d'Egitto e ricorda solo il pane e le pignatte colme di carne. Come chi ha dimenticato gli orrori del nazismo e del fascismo e ricorda solo che i treni arrivavano puntuali. Come chi è fiero del suo essere valdese, ma non fa spazio per Gesù Cristo e per la sua Chiesa nella sua vita. O come chi ha dimenticato l'esercito che portava via i morti per Covid e si lamenta perché ci stanno rubando la libertà. Care sorelle, cari fratelli, abbiamo bisogno di coltivare la memoria, una memoria lucida, in un mondo che sembra vivere senza memoria. Le notizie, i casi non sembrano sopravvivere nei nostri telegiornali per più di 3 giorni. Ci scandalizziamo e dimentichiamo. La comunicazione televisiva, la comunicazione di internet sono comunicazioni senza memoria. Tutto avviene solo ed esclusivamente in tempo reale. Oggi è il centro del mondo, domani non conta più. E questo è pericoloso. Abbiamo bisogno di coltivare la memoria non come autocelebrazione, ma per non ripetere gli errori del passato, per non dimenticare come noi abbiamo provocato ad ira l'Eterno. Preghiamo e ricordiamo affinché il Signore ci dia una fede, una memoria vigile, lucida e autocritica per ricordarci quanto purtroppo sia facile ricadere negli orrori del passato. E che il Signore aiuti le nostre chiese ad essere luoghi di memoria, luoghi in cui si coltiva l'amore per la storia non come semplice passione intellettuale, ma come partecipazione appassionata e attiva alla ricerca della verità e della giustizia. Amen.
Preghiamo. Signore e Padre nostro, solo Tu sei sempre pronto a sostenerci nonostante i nostri peccati. Ricordaci di camminare accanto al prossimo. Benedici ciò che Tu ci insegni. Porgere e donare agli altri l'amore, il sostegno e l'ascolto. Aiutaci a osservare il tempo presente meditando sul passato, affinché i nostri errori non vengano ripercorsi. Nel nome di Gesù, Amen. In questa giornata ricordiamo i genocidi e la violenza che hanno caratterizzato la nostra storia passata, ma pensiamo pure agli orrori che si ripresentano in tutta la loro crudezza anche oggi. L'immigrazione, gli sbarchi, i profughi, il razzismo. Signore, ci sentiamo angustiati. Dio nostro, abbi pietà di noi. In questi giorni in cui la pandemia ci costringe alla distanza, abbiamo bisogno della Tua presenza e vicinanza. Tu che compi prodigi, permetti che la tragica esperienza del coronavirus scuota le coscienze, che ci induca ad un cambiamento di rotta e serva a far crescere la comprensione reciproca tra i popoli in conflitto tra loro. Signore, abbi pietà di questa società, con le sue grandi contraddizioni, i suoi squilibri, con le tensioni e il malcostume. Dona a ciascuno di noi la capacità di discernere ciò che è bene da ciò che è male, in modo che ognuno possa adempiere la Tua volontà. Amen. Signore, aiutaci a che possiamo usare la nostra memoria per vedere meglio la strada che ancora abbiamo da percorrere. Aiutaci a che possiamo usarla non per nobilitare il nostro passato, ma per aiutare chi ci sta intorno a indagare sul proprio futuro. Aiutaci a che non sia piegata al nostro attuale pensiero per giustificare il nostro comportamento di oggi, ma sia invece esperienza vissuta per te e con le altre e gli altri. Aiutaci a che possiamo essere aiutati da te e dai nostri fratelli e sorelle, anche quando la nostra memoria vacilla in un passato nemmeno più ben ricordato. Aiutaci a che la memoria collettiva non taccia, sapendo custodire il fuoco e non adorare le ceneri. Aiutaci a che possiamo trarre beneficio, attraverso il tuo aiuto, dal passato senza dimenticare quanto abbiamo, anche recentemente, attraversato, e che questo passato sia un motore di ricerca teso a migliorarci in comunione con te e con gli altri e le altre. E ora, fratelli e sorelle, vogliamo andare sotto lo sguardo e con la benedizione del Signore. Che il Dio della tenerezza, che ha rialzato Gesù dai morti, faccia morire in voi ogni morte e vi conduca alla vita. Che il Signore faccia risplendere l'abito di luce che ha posato su ognuna e ognuna di voi e vi custodisca nel suo amore. Che il Dio di tutte le promesse faccia fiorire in voi la più bella delle mietiture e vi trasformi in seminatori del suo regno. Che vi benedica Colui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. A Lui siano il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.